innanzitutto a tutti. Siete tanti anche oggi, siamo qui per il secondo incontro. Abbiamo visto due settimane fa in realtà Gad Lerner e il professor Cardini che hanno riflettuto assieme, si sono confrontati sul tema e sulla parola Dio. Oggi siamo qui nel corso di questi incontri che hanno organizzato il professor Domenico De Masi e il professor Giacomo Marramao all'interno e anche dell'offerta insomma, che poi partirà con la scuola del Fatto Quotidiano, per cercare appunto di riflettere soprattutto direi, di approfondire alcune delle parole chiave che sono al centro di quelle che sono le narrazioni da una parte della destra e da una parte della sinistra, in un momento in cui queste due stesse parole, destra e sinistra, abbiamo visto e sono entrate molto in crisi, no? Noi ci troviamo in realtà da una parte, per la prima volta forse nella storia repubblicana, no? Con tre partiti di destra che sono al governo, che hanno espresso la prima presidente del Consiglio donna. E se vogliamo, poi sono sicura che il professor Gadi Della Loggia su questo insomma ci illuminerà, no? E che forse anche storicamente hanno avuto come destra, ha avuto la destra più facilità, no? A tracciare una linea di continuità per quello che riguarda il rapporto anche con la sua identità e con le sue parole chiave. A sinistra invece vediamo un pochino più di difficoltà, ecco, per usare una formula un po' eufemistica, e sicuramente anche qui in confronto rispetto alla storia, no? La globalizzazione con le conseguenze della globalizzazione, l'ideologia del neoliberismo hanno messo in crisi quelle che sono le parole chiave identitarie insomma, della sinistra. Detto questo, oggi ci ritroviamo ad affrontare la seconda parola chiave della destra, che è la parola patria, che oggi più che mai rispetto sia al contesto internazionale in cui siamo immersi, no? La guerra in Ucraina, ma anche se pensiamo al Consiglio straordinario europeo che si è tenuto a Bruxelles insomma, proprio pochi giorni fa, no? È una parola che ritorna in maniera prepotente e che impone sicuramente un confronto, una riflessione sia rispetto insomma al nostro essere paese, no? E quindi comunità, ma anche rispetto al nostro essere paese, rispetto agli altri paesi e rispetto alle altre patrie. Oggi siamo qui a fare questa riflessione con due dei più autorevoli insomma professori editorialisti che il panorama nazionale ci presenta. Abbiamo il professor Ernesto Galli Della Loggia, che è storico, uno delle firme più autorevoli del Corriere della Sera tra gli editorialisti, insegna storia contemporanea all'Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze e sarà qui oggi a rappresentare la parola patria per la destra, forse immagino di più insomma anche a raccontare, no? A rappresentarla per quella che penso io. Esatto, infatti stavo dicendo a raccontare più quella che è la sua visione. Oso avere un pensiero personale. Beh, di questi tempi è comunque apprezzato. No, ecco. Che sia molto più diffuso di quanto si crede. E poi abbiamo alla mia sinistra, per gli amici del Fatto, è una delle firme insomma anche qui più famose del nostro giornale, Tommaso Montanari, che è storico dell'arte, nonché soprattutto rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Entrambi insomma sono autori di numerosi saggi, insomma poi avremo anche magari modo in chiusura di ricordarne alcuni, però appunto io inizierei subito dando la parola al professor Gadi Della Loggia e invito anche, insomma immagino che avremo modo, vi faccio solo una piccola premessa di tipo organizzativo, no? Su come vengono strutturati questi dibattiti, che in realtà non sono dei veri e propri dibattiti, ma perché purtroppo la parola dibattito nei tempi del talk show è un po' quasi stata degradata, nel senso che non ci sarà la possibilità insomma prima per il professor Gadi Della Loggia di esporre quella che è la sua riflessione, circa mezz'ora, la stessa cosa farà il professor Montanari, e poi ci sarà un momento insomma per voi per fare delle domande e anche probabilmente immagino anche per confrontarsi tra loro, ma sempre senza sovrapporsi e soprattutto senza litigare, ma non credo che sia questo il tema, no? Ecco. Anche se a noi il conflitto piace, diciamolo. Quindi do la parola al professor Gadi Della Loggia, prego. Grazie, dopo aver appunto espresso dovuti ringraziamenti a chi ha pensato a questo incontro, a Giacomo e al professor De Masi.
Allora, io penso che soprattutto un dibattito sulla patria ha bisogno di una premessa essenziale, e cioè che quando si tratta di cose che a qualsiasi titolo riguardano le società umane, bisogna pensare che qualunque cosa riguarda queste società può degenerare, può avere un aspetto negativo, può diventare il culmine del male possibile. L'eguaglianza è una bellissima cosa naturalmente, ma naturalmente se uno l'applica, insomma, si trovano i Khmer Rossi ad applicare il concetto di eguaglianza, diventa una cosa un po' diversa. Il diritto di manifestare è una bellissima cosa, ma se si tratta poi di andare ad assaltare la sede della CGIL è una cosa un po' diversa. Tutto per quello che riguarda appunto le caratteristiche della società umana può degenerare. A cominciare, insomma, il matrimonio, non è che tutti i matrimoni sono quelli come quello di Olinda e Rosa, insomma, per fortuna. Allora, fatto questo, siccome la patria invece è uno di quei concetti, di quelle categorie che ha subito storicamente, come ripeto, moltissime altre categorie politiche, forme di degenerazione, il nazionalismo, lo sciovinismo, l'imperialismo, e figuriamoci, moltissime. Certo, la patria ha avuto moltissimi aspetti degenerativi, ma quale categoria del pensiero, dell'azione sociale non ha avuto, diciamo così, la stessa, non ha avuto le stesse forme degenerative? Allora, detto questo, che cos'è la patria ridotta, diciamo così, almeno dal mio punto di vista? È il senso, cioè il sentimento dell'appartenenza ad una collettività che è la nazione. Il sentimento di appartenere alla nazione si chiama patriottismo, perché una nazione di questo tipo è appunto la patria. Allora, cos'è la nazione? È un'altra cosa che, appunto, da quando la nostra premier usa così abbondantemente la parola, naturalmente si presta a tutte le dissociazioni possibili e anche necessarie spesso. La nazione non è un fatto biologico, non è un fatto, non è le radici, il sangue, il suolo nazista, non è appunto un dato naturalistico, come si dice, è un dato storico. È un fatto prodotto dalla storia, che ha la sua evoluzione storica, quindi che può cambiare, potrà anche un giorno scomparire, chi lo sa. Insomma. Per ora, insomma, sembra, direi, che gode abbastanza buona salute. Allora, la nazione è un gruppo, una collettività umana che ha delle caratteristiche comuni, che parla la stessa lingua, che ha le stesse tradizioni religiose, gastronomiche, culturali, in generale, che ha le stesse, che nel corso del passato ha avuto le stesse espressioni culturali, lo stesso modo di stare insieme, lo stesso modo, la stessa, diciamo così, anche educazione, la stessa educazione alla vita, voglio dire. Questa comunanza di esperienze, di storia, di tradizioni crea anche dei vincoli, naturalmente. Questi vincoli, i vincoli della nazione che si esprimono nel sentimento del patriottismo, non sono affatto vincoli che sono stati storicamente patrimonio della destra, ma per nulla. Credo che uno dei peggiori errori che ha fatto la sinistra è di regalare la patria alla destra, per l'appunto. La nazione è stata la prima collettività politica in cui si sono riconosciuti i rivoluzionari, in Francia. Vi ricordate? Allons enfants de la patrie. Figli della patria, noi siamo rivoluzionari e siamo figli della patria. Contro chi? Contro quei mascalzoni aristocratici che invece si riconoscono soltanto nella fedeltà a quell'altro mascalzone che è Luigi XVI, cioè contro gli aristocratici che sono senza patria, sono, diciamo così, cosmopoliti, perché si riconoscono soltanto nelle amicizie, nei matrimoni tra un'aristocrazia francese e un'aristocrazia tedesca, eccetera, eccetera. Il cosmopolitismo, diciamo così, questa forma, diciamo così, in qualche modo particolare di internazionalismo, è stato un patrimonio innanzitutto delle élite europee, delle élite aristocratiche. Sono soprattutto le classi popolari, storicamente, che sentono il vincolo della, diciamo così, della storia, della collettività a cui appartengono. Sono le classi popolari quelle che sentono più
a torto o a ragione, qui non stiamo distribuendo voti di buona condotta, stiamo facendo un discorso storico. Sono soprattutto le classi popolari quelle che storicamente hanno più sentito, l'estraneità per lo straniero, la diffidenza per tutto ciò che non appartiene alla loro tradizione. Insomma, sappiamo tutti quanti che cosa significa per una comunità locale, di quartiere, di periferia, così, l'arrivo di persone, di usi, di cucine, di odori che non sono quelli della propria tradizione. L'attaccamento, in qualche modo, questo è un sentimento, che ha molto a che fare, molto imparentato con il sentimento di appartenenza alla collettività. Sentire come un vincolo il retaggio culturale, il fatto che noi abbiamo sempre fatto così, cos'è questa cosa che adesso arriva, non abbiamo mai... Questi sentimenti di apertura alla novità sono propri semmai della borghesia, delle classi che hanno anche preparazioni culturali, eccetera, eccetera, ma non certo appunto della tradizione popolare. Come dicevo prima, io credo che uno degli abbagli più colossali, della sinistra, ma non della sinistra democratica, attenzione, della sinistra marxista, per un abbaglio storico perfettamente comprensibile naturalmente quando questo abbaglio storico è nato, ma molto meno comprensibile nel corso dei decenni successivi, quando poi invece ha continuato, è stata la sinistra messica a proclamare che gli operai non hanno patria, gli operai non hanno patria. No, è una cosa, smentita totalmente dei fatti. Ogni volta che si è trattato di scegliere fra l'appartenenza di classe e l'appartenenza nazionale, ma 99 volte su 100 gli operai, la classe operaia, ma le classi popolari in generale, hanno sempre scelto l'appartenenza nazionale, mai l'appartenenza, rarissime volte, l'appartenenza di classe. Certo, è noto un caso, fantasticamente eroico direi, di un resistente comunista francese che nel momento in cui fu fucilato durante la resistenza da un plotone di esecuzione della Wehrmacht esclamò viva il partito comunista tedesco. È un caso fantastico di internazionalismo proletario. Questo francese che viene fucilato e dice viva il partito comunista tedesco, lui naturalmente era un comunista francese. Ma di fronte a questo caso quanti sono le lettere dei condannati a morte alla resistenza che finiscono dicendo viva l'Italia? Ma sono la grandissima maggioranza e praticamente senza nessuna distinzione politica, possono essere comunisti, socialisti, cattolici. Dopo la mamma, in queste lettere che sono espressione, come voi capite, della realtà più vera, perché nel momento in cui si sta per essere fucilati non è che uno sta a pensare al proprio politicamente corretto, esprime veramente quello che gli viene fuori dal cuore o dalla pancia. Si dice appunto viva l'Italia, viva l'Italia. Orwell, George Orwell, questo scrittore tedesco che andò in Spagna a combattere nel 1936 dalla parte della Repubblica, osservò un giorno che appunto le sottoscrizioni complessive che il partito laburista era riuscito a mettere in piedi a favore dei repubblicani spagnoli, della causa dei repubblicani spagnoli, non erano neppure il 5% di quello che la classe operaia spendeva ogni sabato giocando la schedina al totocalcio inglese. Perché appunto era lo specchio fedele, di quella che era, la situazione. Il punto però veramente decisivo, che obbliga ad una riflessione scevra di pregiudizi a proposito della nazione e della patria, perché sono due concetti a mio giudizio totalmente inestricabili, riguarda
un problema che sta a cuore a tutti noi, che è quello della democrazia. La democrazia è possibile, non solo è stata storicamente possibile, ma è concettualmente possibile soltanto entro uno spazio nazionale, entro una nazione, cioè entro una collettività che si sente stretta da dei vincoli che vanno al di là delle appartenenze politiche, altrimenti la democrazia non può funzionare. Immagino che qui siano pochissime le persone che hanno votato per Giorgia Meloni, anzi forse non c'è neppure una. Bene, ma che cos'è allora che però permette la sera delle elezioni, anche quando è stata eletta Giorgia Meloni, di, sia pure a detti stretti, maledicendo tutto quello che si può maledire, però dice vabbè, insomma questa ce la dobbiamo tenere 5 anni, 3 anni, ma ce la terremo. Il fatto che Giorgia Meloni, dopo tutto, è italiana, dopo tutto tu sai che è una persona che potrà avere opinioni diverse, diversissime dalle tue, ma insomma, però hai un senso, hai un vincolo in qualche modo con quella persona. Ma a parte questa considerazione, diciamo così, aneddotica, la democrazia si fonda innanzitutto sulla comunicazione. La vita democratica ha bisogno di giornali, di persone che facciano dei comizi, che comunichino delle idee che possano raccogliere il consenso. Senza questo non è possibile assolutamente, diciamo così, una vita democratica. Perché l'Europa è così difficile a costruirsi, un'Europa politica? Perché gli europei non si capiscono tra di loro, perché io non posso che eleggere un deputato italiano, non posso eleggere un deputato svedese, perché quello non riesco a capire assolutamente che cosa pensa, non riesco a capire quello che invece chi condivide la stessa lingua capisce immediatamente, anche il modo di dire certe cose, il modo di parlare, che rivela di una persona, di un discorso, delle sue intenzionalità politiche, moltissimo. Ma se io non capisco questo, non posso naturalmente esprimere nessuna opinione, non può esserci vita politica senza la comunicazione tra tutti quelli che devono poi partecipare, per esempio, alle elezioni. Quindi io ho bisogno di condividere la lingua, e la lingua è la prima fondamentale caratteristica della nazione. Ma se io non posso, appunto, soltanto entro una nazione, diciamo così, è ammissibile che io paghi le tasse. Pago le tasse perché, diciamo così, so poi che quell'uso dell'uso delle tasse, diciamo così, più o meno ricadranno in un ambito che io frequento, nell'ambito del mio paese. Non posso pagare le tasse per costruire degli ospedali nel Benin, che pure ne avrebbe molto più bisogno dell'Italia. Pago le tasse soltanto perché so che quelle tasse, quando le pago, chi paga le tasse? Ecco, in Italia bisogna sempre fare questo messaggio. Chi paga le tasse? Paga le tasse sperando che venga fatto un welfare in Italia, ospedali in Italia, che vengano fatte delle scuole in Italia. Soltanto in questo ambito è concepibile la cittadinanza. Non esiste una cittadinanza mondiale, una cittadinanza cosmopolita, esiste soltanto la cittadinanza nazionale, dello Stato nazionale. Noi non possiamo sentirci, siccome siamo esseri umani vincolati alla nostra miseria, non possiamo sentirci solidali appunto con il mondo. Anche perché forse il mondo non ha nessun obbligo di sentirsi solidale con noi, mentre invece noi sappiamo che, insomma, più o meno degli italiani hanno in qualche modo, per ragioni storiche, bla bla bla, un sentimento di obbligazione nei nostri confronti. I sentimenti di fraternità e di solidarietà, che sono uno dei cuori forti della democrazia, soprattutto, diciamo così, di chi ha un'idea, come dire, democratica della democrazia, solidarietà e fraternità possono nascere, svilupparsi, avere un'effettiva forza politica, ideologica e politica, soltanto nell'ambito della nazione, soltanto nell'ambito di una patria, soltanto nell'ambito di una patria. Altrimenti, diciamo così, appunto, il cosmopolitismo politico non ha nessuna, a parte che storicamente non è mai esistito, appunto, nessuno ha mai partecipato a delle elezioni, a niente che non fosse di ambito statale e nazionale. Soltanto
all'interno di uno spazio nazionale possono naturalmente esistere gli interessi nazionali, evidentemente. E gli interessi nazionali, la idea che esistono degli interessi nazionali, la identificazione degli interessi nazionali in alcune cose che possono riguardare l'economia, la difesa, la cultura, possono riguardare tutto, la categoria di interessi nazionali è fondamentale per far nascere in un paese una classe dirigente. Una classe dirigente che non sia una classe dirigente politica, appunto, non dei capi partito, ma una classe dirigente nazionale che è capace, per esempio quella che dovrebbe operare nella burocrazia, che è capace di tenere conto di interessi che non sono soltanto quelli di parte, questo tipo di ceto sociale, diciamo così, può nascere soltanto quando c'è una forte cultura degli interessi nazionali, perché per l'appunto una classe dirigente è quella che per definizione si identifica, ha a cuore, si preoccupa innanzitutto degli interessi nazionali. Naturalmente poi anche gli interessi nazionali in una democrazia possono essere declinati in un modo A, in un modo B, forse anche in un modo C, però sempre entro certi limiti. Appunto quei limiti sono dettati dalla idea di interesse nazionale, da come si è storicamente formato l'idea di interesse nazionale, che, diciamo così, nessun paese straniero possa occupare un pezzo di territorio italiano. Questo è un interesse nazionale, si spera condiviso, diciamo così, appunto da tutti. Ma la classe dirigente è quella che, al di là delle visioni dei partiti, appunto, si preoccupa che, appunto, nessun pezzo di territorio italiano sia occupato da un paese straniero, per esempio. Ripeto, per quale ragione, chiedo, diciamo così, la sinistra ha regalato tutto questo? Se ha regalato, penso di sì che l'ha regalato, perché posto che appunto patria è considerato anche dagli organizzatori di questo incontro un elemento che divide la destra e la sinistra, beh, insomma, per Giorgia Meloni sicuramente è così, ma anche per gli organizzatori di questo incontro è la stessa cosa, appunto. La patria non è un sentimento, una categoria che unisce, è una categoria che divide. Perché mai? Perché, ripeto, storicamente è accaduto che a un certo punto, per la stupida, sciagurato abbaglio della sinistra non tanto democratica ma marxista, infatti questo fenomeno si è verificato alla fine dell'Ottocento, quando si sono formate le grandi internazionali socialiste, queste internazionali socialiste, il socialismo ha detto, appunto, ha proclamato, ha diffuso l'idea, che più o meno si è radicata, ma io credo in realtà si è radicata molto poco, si è radicata in qualche gruppo di intellettuali, ma appunto, ripeto, le classi popolari hanno sempre fatto orecchio da mercante, che la classe operaia, le masse popolari non avessero patria, non dovessero avere patria. Una cosa, appunto, ripeto, totalmente scissa dalla realtà, perché poi quando si è andata al dunque la classe operaia ha dimostrato di avere una patria, e come. A quel punto, quando la sinistra, che fino allora era considerata, diciamo così, il cuore, la sinistra democratica, che era considerata il cuore del patriottismo, ha abbandonato, appunto, è diventata soprattutto la sinistra socialista, ha preso il sopravvento e ha abbandonato questo principio, a quel punto, solo alla fine dell'Ottocento, alla fine di questo itinerario ideologico, la destra ha impugnato, diciamo così, la bandiera del patriottismo, è diventata nazionalista, è diventata sciovinista, eccetera, eccetera, tutto quello che volete. Ma appunto perché ha riempito un vuoto, si è impadronita di una bandiera, di un concetto di cui, appunto, voi capite che, diciamo così, è ovvio la popolarità del concetto di patria, è ovvio il concetto di patria.
si vede nei campionati di calcio, non è una cosa da ridere, è naturalmente una manifestazione ridicola, i cortei con le bandiere e tutte le altre cose, insomma, però tradisce, esprime un sentimento reale della gente, eh? Ed è stata una pazzia, ripeto, un abbaglio storico clamoroso, che si è manifestato nel modo più clamoroso nello schieramento più internazionalista che la storia abbia mai visto, quello che era appunto l'internazionalismo comunista, quello della Terza Internazionale, che oggi è chiaro a tutti, è stato in grandissima parte la pura copertura degli interessi nazionali di un paese che si chiamava Unione Sovietica. La tragedia della Terza Internazionale, la vera tragedia storica della Terza Internazionale, è stata appunto questo servire una falsa verità, servire la verità dell'internazionalismo proletario, che però era la pura e semplice copertura degli interessi nazionali di un paese ben preciso che si chiamava Unione Sovietica. Una delle grandi tragedie del movimento operaio europeo si è giocata per l'appunto sul tavolo del appunto patriottismo-nazionalismo. Tutti gli altri, i partiti fratelli, erano obbligati a dire che a essere internazionalisti, ma l'Unione Sovietica non aveva questo obbligo, perché l'Unione Sovietica, i suoi interessi nazionali erano gli stessi interessi del proletariato. E beh, insomma, come capite, un'identità su cui, diciamo così, è ovvio, diciamo così, nutrire alcune riserve. Tutti noi sappiamo che era giusto nutrire parecchie riserve. Quindi, appunto, ripeto, in qualche modo questo dibattito ha qualcosa di paradossale, insomma, secondo me, mi permetto di, ma naturalmente so benissimo quali sono le ragioni. Le ragioni sono appunto il fatto che da un secolo e più la destra si è appropriata del termine patria, nazione, di tutti i sentimenti. Ma fino a che punto lo ha fatto? Cioè, quanto è in fondo superficiale tutto questo, io credo? È abbastanza superficiale, perché, ripeto, nei momenti critici, nei momenti decisivi, in realtà, appunto, le cose si risistemano secondo la loro verità storica, e cioè le masse popolari sono patriottiche, si schierano dalla parte della propria nazione. Finisco questa mia, diciamo così, chiacchiera leggendovi cinque righe che definiscono cos'è la patria, righe a cui io naturalmente aderisco. La patria è senso di cordialità e di comprensione umana esistente tra nati nello stesso paese, che si intendono con uno sguardo, con un sorriso, con un'allusione. La patria è questo senso di vicinanza e di intimità che permette in certi momenti la confidenza e il tono di amicizia tra persone che non si conoscono, di educazione e professione diversa, e che pure si riconoscono per qualcosa di comune e di solidale che è più dentro. Queste parole sono di un noto signore di destra che si chiamava Piero Calamandrei. Grazie. Grazie, professore. Quindi, per il professor Galli della Loggia, mi permetto appunto di provare un po' a tracciare, insomma, qualche riga. La patria, che appunto non è un dato storico definito, no, ma in evoluzione, è fondamentalmente questo sentimento anche molto alto, no, elementare, diceva lei, del vivere, delle virtù, ma che basso, delle virtù civili. La pizza e lo spaghetto, un legame che tiene insieme una società e che ha nella lingua, no, la principale caratteristica, no, il primo cemento. E poi ha accennato, no, a questo sentimento che ovviamente si porta dietro anche il fatto di sentirsi patria in questo modo, ovvero, no, una certa diffidenza di estraneità nei confronti
di chi è diverso, no? di chi è straniero, di chi non fa parte di questa patria. Poi sono sicura che avremo modo di insomma approfondire anche, no, il discorso che si faceva rispetto a quanto la destra si sia appropriata del concetto di patria un po' regalato dalla sinistra, no? Di sicuro il nostro paese oggi la parola patria è ritornata prepotentemente alla ribalta. Abbiamo al governo, no, l'erede nazione, non patria. Giustamente lei dice nazione, però anche patria, anche perché non possiamo dimenticare il fatto che diciamo, in questo momento al governo c'è il partito che è l'erede, no, del Movimento Sociale Italiano, che ha fatto della parola patria, no, il proprio vessillo, e peraltro recuperando anche forse diciamo, in un periodo come quello del fascismo, dove la parola patria alla fine non è stata così tanto valorizzata come forse avrebbe potuto, insomma. Beh, diciamo che dipende, ci sono insomma anche dei libri, delle recenti pubblicazioni, insomma, che su questo non sono proprio concordi, no? Fanno risalire al periodo risorgimentale, insomma, non è questo. Si considerava l'erede naturale del risorgimento, abusivamente, ma si considerava, certo, questo. E, a questo punto immagino che invece il professor Montanari sposterà un po', no, il discorso, peraltro in più di un articolo proprio sul Fatto Quotidiano, Tommaso, parlando soprattutto dopo le recenti insomma elezioni e il cambio di governo che c'è stato, ha parlato e ha riflettuto spesso sul termine patria, anche citando, no, una frase di Carlo Rosselli che più di una volta ti ho sentito ripetere, sul fatto che appunto la nostra patria non si misuri con frontiere, con cannoni, anche e soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma coincide col nostro mondo morale, con la patria di tutti gli uomini liberi, quindi spostando il discorso su una dimensione che è molto più umana, di comunità che è fatta di tanti uomini liberi, dove ovviamente la cultura è una delle leve fondamentali di questa comunità. Però lascio la parola a te. Grazie Maddalena e buongiorno a tutte e tutti. Beh, potrei partire dalla frase di Calamandrei, bellissima, con cui ha concluso Ernesto Galli della Loggia, una frase che si riferiva in realtà alla Toscana, perché Piero per tante ragioni identifica, in un momento in cui la parola patria è impronunciabile, è stata profanata dal fascismo, nel meraviglioso inventario della casa di campagna, la Toscana come la patria di cui può parlare, ma in realtà quella frase io la condivido totalmente, ma mi viene da applicarla a tutti gli umani. A me è capitato di trovarmi nella situazione che descrive Piero, di intimità e di profonda sintonia anche con chi veniva da un sangue, da tradizioni, da sentire diverso, e quello che brucia e quello che si accende è la nostra comune umanità, come dice Neruda quando gli si parla di identità particolari, e l'uomo dov'è? Questo forse è il punto. Naturalmente ci sono moltissime sinistre, ce ne sono tante, il discorso sarebbe astratto se si riferisse a un'unica sinistra. Il giudizio sul concetto di patria cambia moltissimo da quale sinistra, socialista, comunista, mazziniana, azionista, cattolica. E del resto direi che l'accettazione di questa pluralità fa parte essa stessa di una, e anche l'accettazione di un sano relativismo fa parte, con tutto quello che poi si deve pagare, di un essere a sinistra. Non minori sono le accezioni di patria. Prendiamone tre: Cicerone, Dante, Mazzini, tutti questi hanno usato la parola patria, ma l'hanno fatto in modi diversissimi, per dire cose profondamente diverse. Galli della Loggia, da ottimo storico, ha impostato il discorso in modo storico, ma una delle caratteristiche del concetto di patria da destra, almeno da una destra di origini fasciste mai rinnegate, è proprio la difficoltà a fare i conti con una dimensione storica che scriva le cose non nel sangue ma nella storia. La patria, lo abbiamo sentito ed è verissimo, cambia significato di generazione in generazione. Se uno apre il grande dizionario della lingua italiana, la parola patria, ci si trova scritto che la connessione del concetto di nazione con l'elemento territoriale, comunità e unità del suolo patrio, con le sue tradizioni e il suo patrimonio attuale, si sviluppa nei movimenti nazionali romantici derivati dalla rivoluzione francese, con la tensione ideale e pratica all'acquisizione dell'indipendenza.
razza. E poi, con la seconda metà del XIX secolo, il significato del termine tende a evolversi in un senso nazionalistico e conservatore. Una patria che, a seconda dei momenti della storia, si può intendere a sinistra o a destra. C'è un meraviglioso discorso del 1964 alle Nazioni Unite di Ernesto Che Guevara che si conclude con le parole patria o muerte o patria o morte. In quel momento la lotta per la patria era la lotta contro il colonialismo, era la lotta di liberazione di un popolo, ma di un popolo che si sentiva fratello di moltissimi altri popoli in nome di una liberazione dagli imperi, in una certa fase. In altre fasi, invece, la patria, che coincide con gli stati in azione, ha condotto a quei totalitarismi dai quali si è risorti giurando quasi che non avremmo più voluto uno Stato-nazione. Fa impressione rileggere oggi il manifesto di Ventotene, dove si dice con molta forza: lo Stato-nazione, finché non si eliminerà lo Stato-nazione, rimarremo condannati alle guerre e al sangue. E credo che quella idea di Stati Uniti d'Europa, quell'idea addirittura di una confederazione mondiale, dopo che l'Occidente con la bomba di Hiroshima fa forse il crimine contro l'umanità più clamoroso che si possa immaginare, cancellare due intere città in un attimo solo, si immagina una costituzione del mondo, un'idea che oggi Luigi Ferraioli ha ripreso, ne ha discusso, questo tentativo di scrivere una costituzione mondiale che superi gli stati nazione è portata in tutto il mondo da Thomas Mann. In Italia Piero Calamandrei a scrivere l'introduzione a quell'idea, e forse oggi ci si può chiedere se il non riuscire, il non poter eleggere noi italiani un deputato svedese non sia uno dei problemi che ha fermato la costruzione politica dell'Europa, perché invece è proprio quello che ci vorrebbe: potersi dividere non per nazioni, poter eleggere invece secondo delle idee e non secondo le nazioni. Questo forse ci avrebbe consentito di vedere quegli Stati Uniti d'Europa che quella generazione sperava e che credo dovremmo ricominciare a desiderare, a sperare, se non altro perché in assenza di questa dimensione vediamo che cosa succede: si torna a morire per la patria e la nazione nel cuore dell'Europa. Quello che vorrei provare a fare in questi minuti è provare a indicare qualche bussola ideale che oggi possa aiutarci a definire il rapporto con l'idea di patria di un'idea di sinistra che necessariamente è la mia. Io sono, appunto, per citare Nanni Moretti, rappresento davvero a malapena me stesso, non ho nessuna pretesa di rappresentare alcunché, però devo dichiarare le mie radici, che sono radici non marxiste ma cattoliche, di quel cattolicesimo fiorentino molto strano che intorno al Concilio Vaticano II, in persone come Milani, Balducci, La Pira, ha avuto anche una sua proiezione internazionale particolarmente forte. Questo è il punto da cui parto. Dopo aver chiarito che il discorso non può che essere storico, bisogna anche però, almeno dialetticamente, provare a orientarsi attraverso la storia nei secoli. Allora così vi vorrei proporre di partire da due idee diverse d'Italia legate a due grandi poeti molto lontani fra di loro anche nel tempo. E non si può non partire, credo, dal primo canto dell'Eneide, in cui Virgilio definisce Enea profugo, povero, ignoto, Enea che parla in prima persona, profugo, povero, ignoto, vago fra i deserti della Libia, dall'Italia e dall'Europa respinto. Ci ricorderà qualcosa, diciamo, questa descrizione del padre fondatore del nostro essere Italia. L'idea di un'origine non autoctona, un trapianto culturale, un profugo che arriva da Troia con dei mani, dei lari, con dei penati, con una tradizione diversa, con un fuoco acceso altrove, l'incontro e lo scontro con altre presenze e poi la mescolanza, un'idea di melting pot, un'idea di fusione. Questa è una possibilità. Prendiamo Manzoni, marzo 1821, siamo nel 1848, quasi 2000 anni dopo. L'Italia descritta come una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di cor. Spesso, prima Galli della Loggia ripeteva, una nazione fatta da avere lo stesso, un'identità. Vorrei provare a prendere il verso di Manzoni come un filo conduttore, in negativo, così scomodiamo il terzo poeta Montale, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, per dire quello che la sinistra ha deciso di rifiutare o di criticare di questa idea di patria.
È vero che la sinistra si trova spesso ad avere una posizione negativa, ma è anche vero che se l'idea è quella di cambiare il mondo, di cambiare lo stato delle cose, l'opposizione alle cose come stanno, la polemica contro lo stato delle cose, definizione che Calamandrei usava per la Costituzione italiana, la polemica contro lo stato delle cose è necessaria. Intanto le armi, una d'arme, guarda un po', si comincia con le armi. All'inizio della guerra in Ucraina, Federico Fubini ha scritto sul Corriere: all'epoca dei nostri nonni un caduto era motivo d'orgoglio in famiglia. E lo ha detto dispiacendosi del fatto che non sia più così, dicendo: per questa ragione, perché non è più così, noi siamo deboli. Noi siamo incapaci di guardare alla guerra come uno strumento di resistenza e di difesa della libertà. Io penso che guardare la patria da sinistra significhi, per esempio, essere felici che questo non sia più un motivo di orgoglio, metterlo in discussione. In questa idea di patria, fin dalla parola, fin dalla radice della parola, il padre, c'è un'idea declinata al maschile, e non è una cosa da poco, declinata al maschile, è un fatto di padri e di fratelli, fratelli d'Italia. Ed è un'idea che nel nostro inno nazionale, andiamo subito a scomodare le glorie patrie per l'appunto, traspare molto in maniera evidente. La vittoria, l'elmo di Scipio, la morte a cui saremmo pronti, l'idea che la vittoria debba essere rasata dai capelli, le porga la chioma, come si faceva con le donne schiave, l'immaginario dell'inno nazionale, anche questo, un inno scritto nel 1847 da un Mameli quasi giacobino per certi versi, e che poi però diventa invece amatissimo a destra, lo riscoprirà la Repubblica Sociale, ci sono i manifesti, lo spirito di Mameli difende la Repubblica Sociale. A questa idea che noi continuiamo a cantare, sarebbe interessante vedere quando è diventato inno ufficiale dell'Italia, nel 2017, è stato il governo Gentiloni, era stata fatta una scelta provvisoria nel 1946, lo cambieremo, era stato il ministro della guerra, ha sempre detto lo cambieremo, nel 2017, cercando di rispondere all'assalto leghista, la sinistra, che non lascia molte cose alla destra, spesso le fa proprie pensando di combattere la destra, come dire, con l'omeopatia, ne fa l'inno nazionale, ufficiale. Cerchiamo di far reagire dei testi. L'inno nazionale. Mi sono venuti in mente i versi di un poeta inglese. La sinistra ha questo vizio, mette insieme voci anche che vengono da altre parti. Wilfred Owen, che muore nella prima guerra mondiale, disgraziatamente alla fine, nell'ultima settimana di guerra. Poco prima scrive questa poesia su un commilitone che ha visto morire per il gas nelle trincee. Se in qualche affannoso sogno anche tu potessi marciare dietro al vagone in cui lo gettammo, guardare gli occhi bianchi contorcersi sul suo volto, il suo volto abbassato come un diavolo stanco di peccare, se tu potessi sentire ad ogni sobbalzo il sangue che arriva come un gargarismo dai polmoni rosi dal gas, amico mio, tu non diresti con tale profondo entusiasmo ai figli desiderosi di una qualche disperata gloria la vecchia bugia, dulce decorum est pro patria mori. La vecchia bugia, che sia dolce morire per la patria, non è affatto dolce, è come lo descrive Owen. Albert Camus, un giovane Camus nel 1937, dice, lui francese d'Algeria, in una bellissima conferenza alla Casa della Cultura di Algeri sull'idea di patria, la patria non è l'astrazione che manda gli uomini al massacro, ma un certo gusto della vita che è comune a certi individui che possono essere nati in qualunque parte del mondo. La sua vita, i cortili di cipressi, le trecce di peperoni, i paesaggi assolati e non i fondali teatrali in cui un dittatore si inebria della propria voce e soggioga le masse. La contestazione del nesso patria-guerra, patria-morte. Virginia Woolf, l'anno dopo, 38, nelle meravigliose Tre Guinee, scrive: in quanto donna non ho patria, in quanto donna la mia patria è il mondo intero. Non mi chiedete di combattere per un mondo in cui io non ho diritti. Sì. Però Virginia Woolf si rifiuta di pensare che George Orwell, che tu citavi, diceva: l'impero britannico è antifascista, negri esclusi. I problemi c'erano. Allora, non di sangue, non di altare, non di memorie. Non di sangue. E qui c'è una grande difficoltà della destra fascista a riconoscere che questa è una nazione plurietnica. Ci sono più
etnos, ci sono più etnoi. Si diceva nella Napoli del Seicento, già Napoli è fatta di mille sangui, sono parole di un uomo del Seicento napoletano. Quando è uscito il primo volume del dizionario biografico degli italiani si rimase sorpresi dalla quantità di nomi arabi, i patronimici arabi, gli arabi di Sicilia, italiani. Siamo una nazione fatta da tanti sangui diversi. Una di altare? Una nazione multireligiosa, nonostante tutto. Che parte hanno gli ebrei d'Italia nella nostra storia? I musulmani oggi e anche prima, gli arabi di Sicilia, i valdesi. Una pluralità che si è sempre provato a cancellare. E le memorie, una unità ideologica ricostruita a posteriori, per cui avremmo un unico patrimonio culturale, non plurale, ma appunto unico. Massimo Montanari, che non è mio parente, ma è un insigne storico del cibo e della gastronomia, ha scritto, suscitando all'epoca un grande dibattito, non esiste una cucina italiana, sono parole sue, esistono le cucine regionali che sono tenute insieme da campi di forza, di contraddizione, ma non esiste davvero una cucina italiana. Piero Bevilacqua, in Felicità d'Italia, scrive, con grande sintesi, giova ricordare che l'identità della cultura italiana fa tutt'uno con la sua multiforme varietà, in un certo senso con la sua stessa mancanza di una identità unitaria. Naturalmente questo non vuol dire che non esistono gli italiani, ma che gli italiani sono multiculturali per storia e per cultura, cioè che la nostra identità non è chiusa o sigillata, ma è porosa. Maurizio Bettini tempo fa ha scritto un bel pamphlet contro le radici, in cui dice la nostra identità non si può paragonare, non si può usare la metafora della radice che tiene ferma una pianta dove è nata, ma semmai all'acqua di un fiume che accoglie tanti affluenti di colori diversi e si mescolano, un'idea diversa da quella che abbiamo appena ascoltato, non la stessa, la stessa, la stessa, ma diversa, 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 eppure una nella diversità, ed è questa forse la sfumatura di diversità che ci divide. Proprio il mito di Enea ci rende difficile opporre noi a loro. Mi capita di parlare nelle scuole quando si arriva a descrivere lo stemma della Repubblica, tutti sanno dire che cos'è la ruota dentata, il lavoro, l'articolo 1, l'ulivo, l'articolo 11, ahimè l'Italia ripudia la guerra, la quercia dovrebbe rappresentare l'articolo 3, la forza con cui la Repubblica rimuove gli ostacoli all'eguaglianza, lasciamo perdere, e la stella, lo stellone italico che si invoca in zona Cesarini per l'appunto alle partite della nazionale, da dove viene la stella? È il modo con cui i greci chiamavano l'Italia, Esperia, il paese della stella, perché guardando a occidente vedevano brillare Venere sopra l'Italia. Nel nostro stemma c'è un'idea di Italia vista da chi stava fuori, e poi venne i greci d'occidente, la Magna Grecia. È una storia fin nel nostro emblema di meticciato, di mescolanza. Claudio Magris, che non è un marxista pericoloso, scrive: l'identità autentica assomiglia alle matriosche. Ognuna ne contiene un'altra e si inserisce in una più grande. Come italiani abbiamo un'identità che è contemporaneamente regionale, nazionale, europea, mondiale, si apre all'universale cultura umana. Una cosa interessante da questo punto di vista è il dibattito sulla purezza del sangue italico, gli etruschi. Durante il fascismo si fa degli etruschi, sfogliate la difesa della razza, il baluardo della purezza autoctona dell'Italia. Si arriva a dire che Dante ha quel nasone perché è, diciamo che la destra italiana con Dante c'è una fissazione, Dante è sicuramente etrusco, che qualcuno non pensasse che era ebreo con quel naso, la razza aquilina, il carattere che perdura. Sappiamo dalle ricerche più recenti che con ogni probabilità gli etruschi vengono dall'Anatolia, e che probabilmente è ciò che si lega davvero al mito di Enea. L'origine non è lontana da Troia, e la lingua, l'alfabeto, addirittura il DNA è un DNA che viene dall'Anatolia. Siamo una mescolanza. Eppure durante il fascismo il primo convegno nazionale etrusco nel 26 a Palazzo Vecchio porta il grande fascio di Vetulonia nel Salone dei 500 per cercare le attitudini ataviche della nostra stirpe, la formazione dello spirito italico. Siamo a un passo dalla razza italiana di cui parlerà.
insistentemente sulla difesa della razza, quel Giorgio Almirante a cui la destra oggi dedica strade e piazze e su cui bisognerebbe, credo, riflettere un po' più criticamente. La mia università ha l'accoordinamento degli scavi di San Casciano dei Bagni col professor Jacopo Dabolli. Dalle acque calde di San Casciano emergono statue di bronzo con iscrizioni in etrusco, in greco, in latino, viene fuori un meticciato, una mescolanza, viene fuori un'Italia antica che era una convivenza di diversità. I nostri ragazzi dell'università per stranieri che vengono da tutto il mondo, coreani, cinesi, arabi, si specchiano in una storia che è fatta non di unità, ma felicemente di diversità. Non è una di cuore, cioè, e qui bisognerebbe riflettere molto profondamente, credo sia uno dei terreni più importanti, io ho molta difficoltà a parlare di interessi nazionali. Credo che ci si debba dividere, incruentemente, e che il conflitto sociale così rimosso sia una componente fondamentale di una democrazia. Quando si invocano gli interessi nazionali, almeno in questo paese, si tratta degli interessi delle classi dominanti della nazione, non si tratta degli interessi di tutti, ma di qualcuno. Pagare le tasse in una sola nazione è possibile solo in una nazione. Ho dei dubbi su questo, ma se dovessimo accettare questo, ci dovremmo chiedere che cosa ci sta succedendo quando regioni sia di destra che di sinistra rivendicano il fatto di usare le tasse solo per sé, l'autonomia differenziata, la secessione dei ricchi, come è stata chiamata, che ha fatto la destra e la sinistra insieme, Bonaccini e i governatori di destra, in modo assolutamente identico. Ci si deve dividere, non giusto o sbagliato il mio paese, motto americano, ma invece dividerci. Speriamo di non doverlo più fare come alla fine del fascismo, con una guerra civile, in cui non cacciammo solo i nazisti, ma dovemmo combattere contro gli italiani fascisti. Quando Carlo Azeglio Ciampi, che pure ha delle responsabilità di cui si potrebbe parlare, quando poi fu presidente, nel recupero di un patriottismo equivoco, secondo me non nelle sue intenzioni che erano ottime ma nelle conseguenze, ci venne a trovare in normale dandoci i diplomi, lui che era stato normalista, ci disse: voi pensate che io sia un vecchio trombone? Un po' lo pensavamo, eravamo molto giovani e un po' impertinenti, e ci disse: guardate, io sono per la patria, ma quando nel 40 il direttore della normale, che era Gentile, ci venne a dire che avevamo dichiarato guerra alla Francia, ci alzammo in piedi in alcune matricole, lui, mi piace ricordare Carlos Muraglia, e cantammo la Marsigliese, l'inno di Francia, venendo espulsi. Calamandrei, nei suoi diari negli stessi giorni, scrive: i francesi sono la mia patria perché difendono la libertà, la morte sulla Francia e sul Belgio, sulla nostra patria che è là, non qui, tra questa masnada di prepotenti vigliacchi. Ci sono dei momenti in cui l'appartenenza non è alla patria, ma è un'idea, è alla libertà, è un'altra visione. E qui bisognerebbe riflettere, la resistenza usò la parola patrioti, erano coloro che aiutavano i partigiani anche formalmente dopo. Patria Indipendente, la rivista dell'Ampi, un'idea di patria diversa. Con cui, diciamo, non abbiamo fatto i conti fino in fondo. Il mito di italiani brava gente è stato un'assoluzione, un'autoassoluzione nazionale. Non abbiamo fatto i conti con quello che scrive Primo Levi con straordinaria lucidità: il nazismo è la metastasi di un cancro che era in Italia, sono le sue parole, cioè il primato, ahimè, usiamo la parola loro cara, del fascismo, del razzismo italiano. Questa idea che ci si debba dividere, e dividere anche fra italiani lacerando un'appartenenza di pretesa in nome invece di un altro orizzonte di idee, l'ha affermato secondo me nel modo più bello non un marxista ma un cattolico, Don Milani, che nel 65, nell'Obbedienza non è più una virtù, scrive: se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria. Reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla curia, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi, e almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi. Le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente, lo sciopero e il voto.
Qui c'è una differenza: quale patria e quali stranieri. La nostra Costituzione, partendo dalle idee di Rosselli che citava Maddalena Oliva, disegna un'altra patria, su cui i fascisti fanno molta difficoltà ancora oggi. Ho tenuto una lezione sull'articolo 9 della Costituzione e l'idea di nazione in un liceo di Arezzo. Il giorno dopo fuori ci sono i cartelli di Casa Pound che dicono che io sono un disfattista, sentivo sta parola dalla campagna di Grecia, un disfattista che ce l'ha con la patria e con i martiri per la patria. L'idea della Costituzione è diversa. La parola nazione figura tra i 12 principi fondamentali non in relazione all'etnia, al sangue, alla stirpe, nemmeno alla lingua, per la banale ragione che negli anni 40 ancora non c'era un'unità di lingua. Sì, c'era stata la prima guerra mondiale alle trincee, ma bisognava aspettare la televisione perché ci sia davvero una capacità di intendersi. Ma invece si sceglie di usare la nazione solo in connessione con il paesaggio, la ricerca, la cultura, il patrimonio storico e artistico, e cioè con cose che tutti possono acquisire. Un'idea di nazione porosa e aperta, meticcia, multiculturale, non il sangue che non si può acquistare. Certo, si dice la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, ma qui ci si può chiedere come si possa intendere. La Costituzione la intende in senso militare, non c'è dubbio, ma proprio il combinato disposto con il resto della Costituzione permette di pensare che forse la difesa del suolo della patria è anche la difesa dell'ambiente, del suolo da non sigillare. Associare la patria al paesaggio e all'ambiente e non al sangue. Proprio Calamandrei dirà che la parola patria, lordata dal fascismo, si poteva ritrovare invece nel paesaggio, nell'ambiente, nella cultura. Io pensavo, scrive Caro Pancrazzi, scrivendo al suo amico Piero Pancrazzi, che qualcosa di eterno ci deve essere se noi prendiamo tanto gusto a queste gite nel paesaggio, nelle quali circola una parola che non diciamo per pudore, ma che pure a ripensarla così, di paesaggio in pieve, torna nuova e pura patria. Cioè l'idea di provare a rifondare un'idea di convivenza diversa su valori nuovi. Erano in realtà valori vecchi, il patrimonio dell'umanità, che è un'idea che scaturisce dalla Rivoluzione francese, e l'idea sempre della Costituente e della Costituzione di spostare il presidio della nazione. Concetto Marchesi, relatore dell'articolo 9 insieme ad Aldo Moro, in questa bella collaborazione fra un vecchio comunista e un giovane democristiano, fa un discorso in cui dice: la leva in massa degli eserciti è stata fatta da secoli, la leva dell'intelligenza mai. Importa all'Italia che questi milioni di italiani entrino nel circolo della vita nazionale, cioè la sfida è portarli a scuola, non portarli nell'esercito, è lì che si farà l'Italia. E dice tra l'altro: chi darà i mezzi per questa leva dell'intelligenza? Non l'elargizione di mecenati milionari, ma lo Stato che provvederà a premere nei giusti limiti e con le dovute gradazioni sulle private fortune, cioè la progressività fiscale, bestia nera della destra, la flat tax, che dovrà finanziare la scuola. E dice: d'ora in poi il presidio della nazione non saranno le armi, ma la scuola. E accettiamo con animo equo di contrarre o abolire i bilanci militari per poter finanziare la scuola aperta al popolo. È un'altra idea di nazione, è un'altra idea di patria. Io direi che si può distinguere un'idea di patria di destra da una di sinistra. Concludo dicendo che continuo a pensare che sia possibile, che sia tendenzialmente l'obiettivo, costruire un mondo in cui siamo tutti stranieri e nessuno sia straniero. È la missione della mia università, proprio statutaria, Università della Repubblica, multiculturalismo e plurilinguismo, insegnare l'italiano agli stranieri, ma insegnare anche tutte le lingue europee, ma anche arabo, coreano, giapponese, cinese, turco, swahili. Non possiamo andare in una direzione sola. L'incontro è in due direzioni. È un luogo dove gli italiani imparano a essere stranieri e gli stranieri imparano a essere italiani. È un luogo in cui ci si confonde. I miei figli sono di un'altra generazione, amano una frase di Eduardo Galeano che dice di averla ascoltata in un bar di Barcellona: il tuo dio è ebreo, la tua musica è nera, la tua macchina è giapponese, la tua pizza è italiana, il tuo gas è algerino, il tuo caffè è brasiliano, la tua democrazia è greca, i tuoi numeri sono arabi, le tue lettere sono latine, io sono il tuo vicino e tu mi chiami straniero.
questa è una prospettiva che appartiene a chi viene dopo di noi. Credo che la sinistra possa farsi anche una domanda più radicale, di fronte alla quale ciascuno di noi, anche a sinistra, in tutta la varietà, risponderebbe in modi diversi. La formulo come l'ha formulata con molta forza uno storico, Alberto Mario Banti, che ha scritto nel 2011 in un bel libro, un libro che si chiama Sublime Madre Nostra, sull'idea di nazione dal risorgimento del fascismo. Quanti si preoccupano adesso della questione dell'identità nazionale dovrebbero essere consapevoli che nazione e patria sono due termini che, quasi per riflesso condizionato, si portano con sé una serie di formazioni valoriali specifiche che inducono a pensare alla nazione come parentela, come discendenza di sangue, come memoria storica esclusiva e selettiva, come valorizzazione di narrazioni belliciste e maschiliste. Davvero si ritiene che i cittadini e le cittadine della Repubblica Italiana abbiano bisogno di questo sistema di valori? Davvero si ritiene che questa sia la migliore attrezzatura che la comunità repubblicana può mettere in campo per affrontare le sfide dell'emigrazione, della globalizzazione, del multiculturalismo? Questa è una domanda importante, credo che le risposte, appunto, non ci sia una risposta unica e definitiva. Credo che abbiamo bisogno di un'identità, ma il problema è come la decliniamo, come la costruiamo, in che rapporto con l'altro, se serve a conoscere l'altro o invece a opporsi all'altro e all'alterità stessa. Provo a rispondere a modo mio, prendendo in prestito le parole di tre persone molto diverse fra di loro, che danno un po' l'idea di che cosa può essere una patria vista da sinistra. Edouard Said, palestinese cristiano, arabo cristiano, scriveva che gli stava a cuore la tradizione umanistica di coinvolgimento in culture differenti dalle proprie, farsi coinvolgere in culture differenti dalle proprie, e ricordava come Eric Auerbach, filologo romanzo berlinese ebreo finito in America per le persecuzioni, citasse un monaco, Ugo di San Vittore, tedesco, nato in Germania e vissuto in Francia, una certa diversità di voci. Ugo di San Vittore diceva: l'uomo che trova dolce il luogo natale è ancora un tenero principiante, quello per cui ogni suolo è come il suolo nativo è già più forte, ma perfetto è quello per cui l'intero mondo è un paese straniero. Auerbach diceva: beh, questo monaco si riferiva a chi ha come meta la liberazione dall'amore per il mondo, ma va bene anche per chi voglia raggiungere il giusto amore per il mondo. Ecco, il giusto amore per il mondo, forse questa è la stella polare che brilla sopra il cielo di chi si dice a sinistra. Concludeva Said, e io con lui: più si è capace di staccarsi dalla propria patria culturale, più è agevole giudicarla e giudicare il mondo stesso con quel distacco culturale, quella generosità indispensabili per un'autentica visione delle cose, e tanto più inoltre si riuscirà a valutare se stessi e le altre culture con l'identica combinazione di intimità e distanza. Mi sembra un bellissimo modo per concludere: intimità e distanza. Grazie. Grazie Tommaso. Prima di lasciare le domande, uno spazio per le domande anche del pubblico e ovviamente anche la possibilità ai nostri due relatori, no, di replicare eventualmente l'uno all'altro, c'è però una cosa che io vorrei mettere sul tavolo, se me lo permettete, me lo consentite. Tommaso appunto ci ha aiutato a ricordare come per la sinistra la patria è o dovrebbe essere una nazione plurietnica, no? Multiculturale, un'identità insomma anche porosa. Tu parlavi, no, e ricordavi quest'idea del popolo che si confonde. Però io c'è una cosa che addirittura facevi riferimento anche a una frase di Bettini, no? Che ricordava come dovremmo pensare alla patria, all'acqua che fluisce. Io c'è una cosa che voglio dire subito: credo che però rispetto a quest'idea del popolo che si confonde e dell'acqua che fluisce, c'è una riflessione che in parte ci ha aiutato anche a fare
il professor Galli della Loggia, che secondo me è fondamentale per comprendere anche le ragioni dell'affermazione di Giorgia Meloni oggi, e cioè che c'è una parte del popolo, una parte delle fasce deboli, una parte di quelle classi popolari a cui faceva prima il riferimento professore, che non ha paura di confondersi, che è terrorizzata, no? Al fluire di quest'acqua, al fatto che non ci sia non siano stati messi e costruiti degli argini a quest'acqua che rischia, no, di prosciugarsi o di appunto cambiare anche la propria natura. E c'è una riflessione che vorrei porre ad entrambi sulla base anche di un libro che è appena uscito di Alessandro Campi, che si intitola Il fantasma della nazione, no? E che riporta l'idea di patria come rifugio, cioè l'idea del fatto che in quest'epoca di nazionalismo dei popoli stanchi, che lo chiama e lo definisce lui, no? C'è questa sensazione forte, soprattutto per le fasce deboli, di senso di accerchiamento di noi verso loro, e del fatto che questo senso di accerchiamento deriva prima di tutto da la paura di perdere ciò che si ha e ciò che si ha, ma anche già quello che non si ha già più, ecco, non so come dire, no? E su questo volevo invitare entrambi a una riflessione, perché secondo me anche il tuo discorso, che è vicino, insomma, anche rispetto alla risposta che abbiamo avuto il pubblico, a molti in questa sala, secondo me, se non si pone questo problema, cioè l'idea del popolo che si confonde, ma quale popolo, e rispetto anche alla paura, no? Di questo popolo, non riusciamo poi a capire come poter intervenire nel reale oggi, nel contemporaneo. Ti rispondo, ci sono due modi per rispondere a questa domanda. Pensare che l'errore della sinistra, che ha governato più della destra negli ultimi anni in questo paese, sia stato quello di non essere abbastanza destra, che è quello che pensa una parte importante della dirigenza della sinistra, che si è costantemente spostata di là, cioè che doveva fare muri, che doveva bloccare, e pensare invece che non è stata abbastanza sinistra, cioè che ha lasciato la lotta per la giustizia sociale, per l'eguaglianza. Quella paura è frutto di una mancata redistribuzione della ricchezza, di uno smantellamento dello Stato, dell'ingiustizia che si è fatta crescere. Dopodiché il rimedio è trovare un nemico. Allora, l'idea che se arrivano meno neri, più italiani, più bianchi staranno bene in Italia, è semplicemente falso da un punto di vista fattuale, ma diventa, come dire, la creazione di un nemico esterno, perché i problemi interni di giustizia, di attuazione della Costituzione, di eguaglianza, sono stati negati, smantellando lo Stato, smantellando tutto, attaccando tutto, dalla sanità alla scuola progressivamente. Allora, il problema è che la sinistra non ha fatto la sinistra. Questo rigetto è frutto del fatto che gli italiani stanno male e che siamo in un paese progressivamente sempre più ingiusto, in cui i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri, in cui il progetto costituzionale è stato completamente abbandonato e c'è una regressione sociale verso una giungla. In questa situazione, Simone Weil diceva, quando un uomo è ferito al ventre è inutile portargli da bere, va curato. L'incapacità di curarlo e l'incapacità di fare giustizia sociale, l'acqua che gli viene portata è la paura del diverso. Però il problema è che la sinistra non ha fatto la sinistra, non che non ha fatto la destra, ha fatto la destra fin troppo. Professore. Ma molte cose da dire, comunque credo che questa affermazione di Tommaso Montanari è smentita dal fatto che sentimenti, diciamo così, xenofobi molto molto più forti di quelli che sono presenti nella società italiana, nelle classi popolari italiane, sono presenti in paesi come la Danimarca, la Svezia, che godono di una antica e fortissima redistribuzione delle ricchezze, di un welfare state sociale, certo, invidiabile. Magari ce l'avessimo noi, penso che sarebbe quello che tu auspichi. E invece pur in quei paesi, perché anche quando si è molto ricchi, perché c'è molto ricchi, molto agiati, perché c'è stata tutta la distribuzione della ricchezza che tu vuoi, la presenza di stranieri ti suggerisce, per esempio, l'idea che quella ricchezza possa diminuire, che ti possa venire tolta, capisci? C'è questo elemento di realtà degli animi umani. Io, ascoltando, ti posso ho risposto alla sua, certo, domanda, quindi mi sento autorizzato a sconfinare. Pensavo quanto mi piacerebbe anche a me essere di sinistra, essere così buono, così pieno di nobili. Guarda che c'è posto per tutti, sì, siamo un tale in una parca, che sì, c'è posto per tutti, pieno di nobili sentimenti, di principi condivisibili, pieno di citazioni di uomini illustri che naturalmente hanno potuto dire delle cose che non possono che essere condivise da chiunque abbia un minimo di dignità, di decenza umana.
però mi è, ho capito anche perché non mi è possibile essere di sinistra finché la sinistra sarà come quella che tu, a cui tu hai dato voce, perché, diciamo così, per la mia forse professione, siamo storici entrambi, ma gli storici dell'arte badano a una categoria soprattutto che è quella dell'estetica, gli storici invece della storia, della politica, della società, badano alla realtà, il realismo è, diciamo così, tutta l'analisi di cose che riguardano la società, che sia la nazione, la patria, la classe, il capitalismo, quello che vuoi, ha bisogno innanzitutto di un elemento, il realismo, il senso della realtà, stare ai fatti, non ai principi, ai sentimenti, a quello che ci sembra giusto, ai 10 comandamenti. Se gli uomini fossero angeli, diceva un padre della Costituzione americana, non ci sarebbe bisogno di leggi. Il fatto è che gli uomini non sono angeli, non sono angeli. E quando tu rimproveri alla sinistra, raccogliendo anche, diciamo così, il plauso di alcuni presenti, di non aver fatto il mestiere di sinistra, ma sei pronto a pensare che magari se faceva quello che tu auspichi avrebbe perso più voti di quanto ha perso? Non lo so, ma però è un'ipotesi. Proviamoci una volta, proviamoci. Così abbiamo la controprova. Siamo, no? Però ammetti che possano essere i dirigenti della sinistra che tu disprezzi, ammetti che possano essere stati attraversati da questa idea, però, che, diciamo così, in un paesaccio come l'Italia, pieno di gente che non paga le tasse, che non le vuole pagare, i ricchi e i poveri, ognuno se ne frega della, diciamo, la verità come sta. Forse appunto tu invece proponi un grande programma, lo so, scusa, però, di pedagogia etica nazionale, lo so. Beh, Meneghello, arrivi, tu proponi, sì, Meneghello. Ma Meneghello, il libro di Meneghello finisce, c'è una frase, dice: sì, il paese è un casino, dice uno dei protagonisti di Meneghello, perché il paese è un casino. Va bene, ho fatto la mia. Però se posso, poi diamo la parola al pubblico, tu invochi il realismo. Allora, stiamo alla realtà. La sinistra, facendo la destra, cosa ha ottenuto per questo paese? Che governa l'estrema destra. Questo è un dato di realtà. Oggi tu, per molti anni ha governato la sinistra. Ha governato un centro-sinistra sempre più a destra, che è culminato con l'arrivo dei post-fascisti, neofascisti al governo del paese. Questo è un dato di realtà. Dopodiché è vero, la sinistra pensa che lo stato delle cose debba essere modificato in base a dei principi. Io ti chiedo realisticamente, se queste idee non ci fossero state, dove saremmo oggi? C'è stato nella storia un progresso guidato da idee che tu giudicherai utopistiche, ingenue, d'anime belle? No, forse no, anche tu, a quelle no, si no, deve no, l'evoluzione, no, in un senso tu, più umano del no, nostro no, stare io insieme. Io avrei assaltato la Bastiglia, assolutamente. E poi avresti anche tagliato le teste, lo so. A chi? Anche i giacobini hanno tagliato molte teste, certo, tutti so, tagliano le teste. Ma guarda che la destra di oggi era l'estrema sinistra della vostra giovinezza, su questo bisognerebbe riflettere. Ma è giusto tagliare le teste, è realistico tagliare le teste, io penso. Diciamo così, quello che è spregevole è tagliare le teste pensando di essere un apostolo dell'umanitarismo, e questo, diciamo così, quello che fa un po', diciamo così, ribrezzo. Inviterei, ecco, prego. Sì, adesso arriva il microfono. Allora, dunque, io vorrei fare un appunto a entrambi, però ovviamente maggiormente calibrato sul professor Della Loggia. Nel senso che a me pare, proprio perché io parlo invece con categorie marxiane, che entrambi avete dimenticato un piccolo particolare, che sono quelle che storicamente Marx chiamava le sovrastrutture in rapporto con le strutture. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che il concetto di patria che il professor Della Loggia ha presentato come un sentimento storico, anzi nemmeno storico, proprio istintivo nelle plebi della storia, in realtà è smentito. È smentito da tanti elementi, professore, perché il concetto di nazione nasce con la Rivoluzione francese e viene sapientemente costruito, per esempio, nel Risorgimento italiano dalle classi dirigenti borghesi che avevano bisogno di un mercato nazionale, e quindi c'è tutta una storiografia, per esempio, che racconta come si è costruita culturalmente la nazione, tra l'altro filtrata dall'elemento culturale dominante precedente dell'Italia, che era la religione cattolica, no? E quindi che la costruzione della nazione era strumentale a certi interessi, e questo è dimostrato. Quindi, che cosa voglio dire? Che non c'è un sentire patriottico atavico
dico delle plebi nella storia, no, è stato costruito sapientemente, e questo ci viene dimostrato per esempio dal fatto che, ne so, che nella Vandea le plebi francesi non combattevano per la patria, combattevano per la religione, perché era ancora per loro la classe dominante, aveva creato la sovrastruttura religiosa che andava bene di pari passo. Quindi questo per dirle che questo sentire nazionale che lei considera una condizione universale dello spirito umano non lo è. E le dico, professore, che questo è smentito anche oggi dalle nuove generazioni. Forse lei non lo sa, ma le nuove generazioni sono molto più americane, conoscono bene il giorno del ringraziamento, sentono il giorno del ringraziamento. Io insegno a dei ragazzi che sanno molto di più la storia nazionale americana che non quella italiana, e questo perché l'imperialismo americano ha costruito un immaginario in cui oggi le nuove generazioni si riconoscono. E quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare a un punto vero, reale: la sinistra si è persa dei pezzi, ma perché c'è stata una sapiente costruzione da chi in qualche modo aveva interesse economico a che così fosse, a creare un sentire in un'altra direzione. E la patria è sempre stata utile, divide et impera, a unirci nel patriottismo per occultare il conflitto sociale. Prof, se mi permette, se ci sono altre domande, così magari ne raccogliamo due o tre e poi avete la possibilità di... Prego. Risponde. Raccogliamo prima due o tre domande e poi così avete modo di rispondere. Molto semplicemente, se alla base del concetto di patria noi mettessimo un anelito più o meno consapevole dell'uomo, del raggiungimento della felicità, del ritorno all'Eden, e vedessimo la patria come il luogo dove questo desiderio si possa realmente concretizzare, si capirebbe forse anche perché chi si impossessa del concetto di patria si impossessa anche di questa naturale, spontanea ambizione dell'uomo a essere felice. Prego. Sì, prego. Vorrei riprendere l'immagine delle matriosche e modificarla un poco. Perché le matriosche, se noi le pensiamo, no, è molto suggestiva l'immagine, anche per certi aspetti molto vera, ma è molto rigida. Ogni matriosca è chiusa in se stessa. E questo non va bene. E vorrei riprendere quello che ha detto Carli Della Loggia, su quello, tutto quello che lui ha detto, ma io lo condivido. È perché è importante. È importante riconoscersi nelle somiglianze, è quello che fa il senso dell'appartenenza. Permettetemi di parlare dal mio punto di vista, non in contrapposizione, no? Ma vorrebbe essere un contributo, dal mio punto di vista di psicoterapeuta. Quello di cui ha parlato Carli Della Loggia è il fuoco interiore intimo che ognuno di noi ha bisogno di sentire, perché è stato accudito da qualcuno quando è nato, perché riconosce l'ambiente in cui vive, e questo è rassicurante, ne abbiamo bisogno. E poi lo Stato dovrebbe valorizzarlo, dovrebbe contribuire a mantenerlo con il welfare, che non c'è stato, no, che è stato man mano smantellato dagli anni 80 in poi. E noi non lo possiamo rinnegare questo, perché è un bisogno profondo, solo che è l'inizio, è un po' poco. Noi siamo di più come umanità, abbiamo bisogno di metterci in relazione agli altri, se no moriamo di asfissia. Ed è questa relazione con gli altri che ci fa esseri umani. Quindi non sono da mettere in contrapposizione, questo vorrei dire. Noi dobbiamo partire dalla consapevolezza che esiste un gruppo. Se io sono qui oggi e non conosco nessuno personalmente di voi, però mi sento che in qualche modo siamo uniti, no? Stiamo cercando, ci facciamo delle domande simili, e questo per me è rassicurante, mi impedisce di disperdermi, di essere confuso, no? Prima si diceva la gente è confusa, no? Si può disperdere. Non bisogna essere confusi e dispersi, bisogna sapere che c'è una radice. Ma se
Da questa radice non viene fuori un tronco e dei rami che vanno verso l'altro, verso l'esterno, e prendono acqua e ossigeno dall'esterno, moriremo di asfissia tutti quanti. Grazie. Ci sono allora altre due domande qui e poi appunto una terza lì. Guarda Flaminia, qui quante domande facciamo? Ne prendiamo le ultime tre. Lo so, prof, è molto materiale, non ne riesce a tenere dietro. La mia domanda si rivolge al professore Della Loggia. Sulla base delle categorie che lei ha considerato per definire il concetto di nazione, mi sembra allora che la costruzione dell'Europa non sia possibile, perlomeno che non sia possibile la costruzione di un'Europa democratica. Perché lei ha detto che la democrazia si costruisce solo all'interno di un'unica lingua, della condivisione di usi, costumi, eccetera. E addirittura mi viene la perplessità sul concetto stesso dell'Italia come nazione. Guardi, se passa, ecco, prego, il microfono le arriva qui. No, io mi riferisco a Galli Della Loggia. Io credo che Galli Della Loggia ha fatto un'illustrazione molto lucida della situazione di fatto. Io mi occupo di politica internazionale e quindi mi riconosco in questa visione molto, diciamo, concreta, pragmatica, questo senza togliere le cose che diceva anche l'altro collega. Ora, e qui mi rifaccio anche a un altro termine che riprendo da Galli Della Loggia, anche se la mia posizione politica non si identifica con la sua, che è il principio di realtà, che è il realismo. Allora io credo che quando io penso al concetto di patria, penso al concetto di patria in quanto si struttura nello Stato-nazione, in quanto come elemento di quelli che sono i grandi problemi del nostro tempo, che sono i problemi internazionali, o per usare un termine più evocativo, dell'umanità. E io ritengo che in questo senso, come dire, uno debba prendere atto, sulla base delle considerazioni che faceva Galli Della Loggia, come dire, ancora della consistenza del fatto identitario legato alla patria e quindi allo Stato-nazione. E che quindi, al di là di quelle che possono essere delle evocazioni legate a principi etici o principi generali, uno deve avere ben chiaro che il perno dei riferimenti di ragionamento per una sistemazione, io penso al quadro internazionale e ai grandi temi del quadro internazionale, che sono, inutile dire, la guerra generale e l'ambiente. Sono tutti temi che vanno affrontati nel limite per adesso dello Stato-nazione. Quindi questo secondo me è l'elemento fondamentale. E qui a questo punto, come dire, mi dissocio da Galli Della Loggia in questo senso, che penso, quando Galli Della Loggia ha identificato la patria con la democrazia, d'accordo, ma l'idea di poter forzare un'espansione democratica a livello internazionale senza tener conto delle identità culturali e tradizionali degli stati è secondo me un elemento che forza proprio questa concezione che Galli Della Loggia ha dato molto bene dell'identità nazionale come elemento cruciale e sostanziale della realtà. Quindi in questo senso io accetto pienamente la sua come dire, presentazione, ma ritengo che i problemi del nostro tempo richiedano un passaggio ulteriore a una situazione più generale che non vedo. In effetti, e concludo, le soluzioni pratiche che, diciamo, per quello che concerne il mio mestiere, possono essere solo due. O la sicurezza collettiva, che è un sistema per cui si creano degli interessi comuni tali, per cui fra gli stati, nazioni, quindi le patrie, esiste una convivenza. Oppure, che è il più facile, ma anche il più problematico,
che è il principio dell'equilibrio, il principio della parità, il principio che in politica internazionale è stato lungamente teorizzato e che è quello che ci ha permesso storicamente lunghe fasi di convivenza e quindi di pace. Grazie. Grazie. Raccoglierei ancora l'ultima e poi appunto così entrambi hanno... Qui, le signore in terza fila. Grazie. Buonasera, buongiorno, volevo ringraziare entrambi perché è veramente molto interessante il dibattito. Io però in particolare volevo ringraziare il professor Montanari per la sua faziosità che mi è piaciuta tantissimo. Mi è piaciuta tantissimo perché quando lei ha parlato dell'inno d'Italia, ovviamente non ha citato che a Mattarello Benigni gli piaccia da matti, ma soprattutto io per un'esperienza personale voglio dire questo: io sono sicuramente di destra e il mio più caro amico è soprannominato da me Pugno Chiuso perché ovviamente era il capo di Lotta Continua e io l'ho costretto, essendo cristiano, prima di destra mi considero cristiano, a un dialogo incessante, che siamo arrivati quasi alle botte e siamo fraterni amici perché siamo andati al livello in cui lei auspicava, cioè che veramente siamo tutti umani. Allora io mi domando, lei che mi dice che è cattolica e sa benissimo che la nostra religione non l'ha fondata Milani, un grandissimo, ma l'ha fondata Gesù Cristo, e Gesù Cristo dice ama il tuo nemico. Ecco, lei riuscirebbe ad amarmi? Grazie. Ma certamente sì. Dovremmo conoscerci prima, diciamo, andiamo con calma, un passo alla volta. Prof, comincia lei, visto che ha molto materiale. Sì, dunque, cara signora, io immagino che lei mi consideri, così, un portavoce, una iena dattilografa, un portavoce della reazione capitalistico mondiale, quindi cosa vuole che le dica? Lo sono, se lei pensa questo, se lei pensa che appunto esiste un grande complotto sovrastrutturale appunto degli interessi capitalistici per costruirci la testa, per costruirci le idee, per farci pensare quello che pensiamo, chi sono io per poterle dare torto, naturalmente? Avanzerei dei dubbi su questa sua interpretazione di me stesso, ma mi rendo conto che sono, diciamo, il soggetto interessato, quindi forse il meno adatto a parlarne. Cosa posso dire? Io non condivido nulla di quello che lei pensa, ma naturalmente sono pronto a farmi ammazzare per difendere il suo diritto. Ma di brigata Volterra, assolutamente. Venendo all'intervento successivo, molto interessante questa idea appunto che suggerisce che le due domande successive, insomma, della patria come una sorta di culla ancestrale che ci protegge, in cui ritornare, e quindi è questo, diciamo, sì, il vero fascino, l'attrazione oscura ma fortissima che eserciterebbe il concetto di patria in generale. Penso che ci sia sicuramente qualcosa di vero. Io penso che tutti noi, dopo un lungo soggiorno all'estero, ritornando in Italia, sbarcando in un aeroporto, ci siamo in qualche modo sorpresi e abbiamo provato un senso di familiarità nell'ascoltare nuovamente intorno a noi, diciamo così, un universo uditivo italiano in cui tutti parlavano italiano. Ci ha dato un senso, diciamo così, di intimo conforto. Quindi sì, io penso che sia vero. Questo però appunto è anche vero l'altra parte dell'intervento di cui sto parlando, cioè abbiamo bisogno degli altri, certo abbiamo bisogno degli altri, ma per questo io credo, così come molti altri, siamo favorevoli a una patria, ma una patria democratica, non una patria fascista. Cioè una patria democratica vale a dire una patria che si apre al mondo, che considera gli altri non dei nemici, lo straniero che viene qui non un nemico. Insomma, io non penso che si debba prendere a cannonate i barconi che sbarcano, che tentano di sbarcare in Italia. Ma diciamo così, l'essenza della democrazia è per l'appunto questo senso di apertura, non di chiusura. Ci sono tante patrie, la patria di cui io, diciamo così, anche io, in cui io mi identifico, è una patria democratica. E la domanda successiva, una domanda cruciale,
con cui, posto l'esistenza, perché io penso che non sia, diciamo così, una mia idea, la patria è questo, gli stati nazionali sono questi, come diceva giustamente poi Paolo Calzini, cioè c'è questo elemento della collettività nazionale e dei vincoli fortissimi storici che l'uniscono. È possibile l'Europa? Bella domanda, io non lo so, ho dei dubbi, credo come moltissimi altri, perché ripeto, il problema di costruire, diciamo così, un'Europa politica sta nel fatto che allora tutti quanti dobbiamo essere in grado di capire, di intendere la lingua di chi ci comanda. Non esiste nessuna collettività politica al mondo, non è mai esistita, in cui i membri di quella collettività politica non si capiscono tra di loro, non possono parlare tra di loro. Non è mai esistito, cioè, uno può pensare naturalmente che domani possa esistere l'impossibile, è vero, però facciamo i conti con la realtà storica. Forse la cosa principale che doveva fare l'Unione Europea era la diffusione dell'esperanto, non lo so. Io penso che appunto con questo traguardo assolutamente avveniristico fino al limite dell'impossibile, forse sarebbe più saggio, per un'Europa possibile politica, accontentarsi di qualche forma diversa, che ci sono molti progetti, ma l'Europa politica unita, appunto, perché tragicamente quello che diceva Tommaso Montanari citando il Manifesto di Ventotene, che è un fantastico esercizio di utopia, si è dimostrato falsificato dalla storia, cioè non è vero che l'esistenza dello Stato nazionale automaticamente produce guerra. È assolutamente impensabile che possa esserci mai una guerra fra gli Stati nazionali di questa parte dell'Europa. Tra la Francia, l'Italia, la Germania, l'Austria e la Danimarca. Non ci sarà mai più guerra. Perché anche la guerra è un prodotto storico. Non è vero che appunto questa, naturalmente quando uno scrive un manifesto politico come facevano appunto Colorni, Rossi e Spinelli, ovviamente diciamo sì, non sta a badare a queste cose, però insomma io avrei dei dubbi. Per quello che riguarda Paolo, sono d'accordo, lo Stato nazionale è il vero cuore della scena politica internazionale, non la nazione, lo Stato nazionale. Espandere la democrazia, tu dici, è impossibile, è un progetto assurdo, perché ci sono delle tradizioni culturali nazionali che si oppongono, che sono estranee a questa diciamo così, diffusione immaginaria della democrazia. Beh, certo, è vero, la realtà è questa, e quindi allora i sistemi di sicurezza collettiva non possono basarsi sull'ideale democratico, se ho ben capito, bensì su altre forme di garanzie, di mutue garanzie. È questo quello che diciamo, l'equilibrio è una cosa appunto tradizionalissima, l'equilibrio delle potenze, certo, sì, l'equilibrio è il più antico delle categorie della pace internazionale, l'equilibrio, sì, certo, la realtà ti dà ragione, ecco, la realtà ti dà ragione. Tom. Insomma, la realtà dà ragione, però mi pare che in un momento di squilibrio come questo raramente l'abbiamo attraversato, tutto sommato. Credo. Forse avremmo potuto pensare di vedere una guerra, no? Praticamente nel cuore dell'Europa. Esatto. Quindi, diciamo, e non sarei. E ai margini. Ai margini d'Europa, però. Non così è sentita dalle generazioni più giovani, è nel cuore dell'Europa per come abbiamo imparato a conoscerla, invece. E non sarei purtroppo così ottimista sul fatto che davvero certe cose le abbiamo conquistate per sempre, perché gli ultimi anni ci hanno smentito su tutta la linea. Io credo che ho una difficoltà proprio ad accettare certe cose, cioè l'idea che dopo un lungo soggiorno all'estero ci si senta ristorati dal dolce suono della lingua del sì. Da fiorentino a terra, ad oro, al serio, ho delle difficoltà a sentirmi proprio, come dire, perfettamente. Un paese dove non ci si capiva avendo un'unità politica era l'Italia dell'unità, e per molti decenni succede. Certo, ma anche in Europa con un po' di sforzo ci si capisce, le cose vanno avanti.
le cose, cioè la differenza è pensare che la constatazione dello stato delle cose debba costringere ad assumerlo come traguardo o pensare che sia il punto di partenza, perché l'Italia è cambiata, potrebbe, ci si capisce oggi, non ci si capiva all'epoca dell'unità. Ci sono questi meravigliosi documenti di piemontesi che arrivano in Sicilia e dicono questa lingua africana è incomprensibile, era il 1870. Le cose vanno avanti, io credo, sì, no, quando scrivono, appena dopo l'unità. Il punto fondamentale credo che sia l'idea che io credo che ci voglia un progetto politico che assuma, se non altro come, se non dato obbligatorio, dato possibile e per me auspicabile, proprio il superamento degli stati-nazione. Cioè non credo che questo sia un dato di destino che dovremo avere sempre con noi. Penso che la sinistra, anche pedagogicamente, debba avere un progetto di lungo respiro, immaginando che l'appartenenza alla patria, anche come è stata descritta, non sia necessariamente quella dello Stato nazionale, perché proprio la storia italiana dimostra invece che un'idea di patria è molto più legata a un'idea municipale, a una piccola patria, a un'idea circoscritta. Non è vero che lo Stato-nazione sia per sempre l'equivalente, il sinonimo di patria. Questo significa proprio negare quella dimensione storica evolutiva. È un grande vizio della destra immaginare concetti fuori della storia. Lo Stato-nazione è un prodotto della storia e come tale potrà essere superato. Io credo che sia anche auspicabile che possa essere superato e forse sta qui il discrimine. Pensare se lo Stato-nazione sia l'assicurazione sulla vita per l'eternità della pace o prendere atto che invece proprio in questo momento centinaia di migliaia di vite, molto più di quelle che è riuscito a spezzare il terremoto turco, lo sta spezzando la mistica degli stati-nazione nel cuore dell'Europa. Io credo che da una delle due parti almeno ci debba, cioè da sinistra, ci debba essere il progetto di pensare non alla rinuncia di una identità, di un radicamento, nessuno pensa a un mondo disradicati, ma il problema è se c'è un'idea di patria che ti impedisce il contatto con l'altro, la conoscenza dell'altro, addirittura ti induce a pensarlo come un nemico, o invece sia un'idea di patria che possa favorire un'appartenenza al genere umano, all'umanità come patria. Cioè l'idea della mia patria è il mondo intero, è facilitata o invece diciamo ostacolata dall'idea dello Stato-nazione. Viviamo in un mondo in cui concetti ancora più apparentemente radicati in profondità, il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, fra quello che Papa Francesco chiamava il creato, vengono ripensati passando dal senso del dominio al senso della custodia, e lo facciamo per ragioni realistiche, perché sennò la nostra vita su questo pianeta si estinguerà. Dobbiamo ripensare a paradigmi fondamentali, non siamo i padroni del giardino dell'Eden, ma dobbiamo avere un atteggiamento diverso e c'è un cambiamento totale. Se guardiamo un po' fuori dell'ombelico, se guardiamo per esempio al Sud America, alle recenti costituzioni che cercano di tenere insieme, penso a quella del Cile, penso a quello che succede in Brasile, tenere insieme democrazie multietniche fra mille difficoltà, con un ripensamento profondo anche del rapporto con l'ambiente, con la terra, io penso che lì ci siano degli esperimenti, contraddizioni, fallimenti, che possano pensare che forse anche in questo dovremmo andare un po' avanti. Non è l'Europa il paradigma del mondo, non è detto che in un processo di civilizzazione dell'umanità il paradigma che noi pensiamo insuperabile sia quello che abbiamo inventato. Io credo che ci voglia la capacità di pensare che esisterà un tempo in cui forse non avremo bisogno degli stati-nazione, forse saremo perfino più felici. Sì, dopodiché credo anche che abbia ragione però il professore a riportarci su un dato di realtà, no? È pragmatismo, cioè che il primo tentativo di provare a superare, no, questa logica, e poi è il progetto stesso dell'Unione Europea, è fallito in maniera... spero non irreversibilmente. Speriamo non irreversibilmente, però insomma in maniera abbastanza evidente direi che è così. Io prima Ma bisognerebbe chiedersi se è fallito per le resistenze degli stati-nazione o per un eccesso di cessione di sovranità. Anche qui bisognerebbe capire, siamo andati troppo piano o troppo forte? Io credo troppo piano, non troppo forte. Vi invito entrambi a darci appunto qualche suggerimento, alcuni dei vostri dei libri che ognuno di voi ha portato a sostegno, diciamo così, del vostro percorso. Ecco, professore. Io ho suggerito, diciamo, tre libri molto diversi tra di loro, naturalmente. Uno è un libro, diciamo, è un diario scritto nel 1944. Tutti e tre i libri parlano della crisi della patria in qualche modo.
la crisi dell'Italia e del sentimento nazionale, di tutto quello che fu in crisi nel 1943-45, con prospettive molto diverse. De Profundis è la meditazione angosciata e disperata, quasi direi, di un intellettuale particolare, sardo, ombroso, molto ritirato in se stesso, che era Salvatore Sarta, su quello che a cui ha assistito negli anni della guerra, su come gli italiani hanno risposto alla guerra e su quello che significa il crollo dell'8 settembre, naturalmente. Considerazioni amare, pessimistiche, tragicamente pessimistiche, eccessive, come sono sempre, quasi sempre, i pensieri forti. Le lettere dei condannati a morte e resistenza credo che sia una delle letture più comuni che siano state fatte in Italia, soprattutto dalle persone qui presenti, però in queste lettere, appunto, ci sono molti modi di leggerle, c'è molto presente, appunto, e questa è la cosa interessante, un sentimento fortissimo di patriottismo, di senso della patria, a dimostrazione del fatto, sul carattere democratico degli autori di queste lettere, non credo che sia possibile avere dubbi, è la prova, appunto, che pure appunto nella resistenza tra combattenti dell'idea democratica e spessissimo dell'idea socialista, come erano questi condannati a morte, era fortissimo il sentimento della patria. E quindi questo ci induce a meditare sul fatto che questo sentimento non è una appartenenza storicamente necessaria della destra, anzi io credo appunto tutt'altro. Il libro di Meneghello è il libro I piccoli maestri, è un libro sempre sulla resistenza, è un libro ironico, un libro di una persona che guarda la propria esperienza dopo molti anni, è stato scritto 20 anni dopo la fine della guerra, di chi appunto in modo molto ironico, intelligente, profondo, guarda la propria esperienza di partigiano con un gruppo di amici che appunto si volevano considerare in qualche modo i futuri piccoli maestri degli italiani, che volevano fare un po', erano animati dallo stesso spirito, pedagogico, avveniristico, da cui è animato appunto Tommaso Montanari, ma io apprezzo moltissimo, questo, perché guai se non ci fossero persone come lui, però guai se gli si affidasse il Ministero della Produzione Economica, per esempio, penso. Non ho questa ambizione. Lo so, appunto, fai delle cose per cui sei molto tagliato, ti consiglierei di continuare a fare quelle. Grazie. Paternalismo molto di no, destra. È un consiglio, no, grazie, amico, è paternalismo. La sinistra ringrazia. Ma perché devi sempre avere questo? Perché io non ti consiglierei cosa fare, ma comunque. Ma invece accetto il consiglio, accetterei molto il consiglio. Perché, è il libro appunto di un resistente che guarda con ironia questa esperienza, che è tutta percorsa di spirito democratico, di rinnovamento appunto, ma anche di consapevolezza realistica dei fortissimi ostacoli che loro già intravedono, e lui 20 anni dopo ancora di più naturalmente li vede, a queste speranze di rinnovamento radicale, utopico, all'insegna appunto di questa frase, di questa esclamazione bellissima che a un certo punto si trova nel libro, in questa discussione in cui tutti loro nel 44 immaginano come sarà l'Italia, così, e a un certo punto dice sì, il paese sarà così, il paese così, e uno dice ma guardate, il paese è un casino. Peraltro, scusami Tommaso, prima di lasciarti la parola, alcuni di questi libri insieme a molti altri li potete anche trovare proprio nel punto vendita che è stato allestito dalla libreria Fahrenheit fuori dalla sala, quindi alcuni li hai già citati, no? Nel tuo stesso intervento, però ricordaci. Intanto voglio dire che i libri consigliati da Galli della Loggia sono meravigliosi, li amo anch'io moltissimo. Uno dei problemi di questo paese è che la destra, fra molte virgolette, è rappresentata da intellettuali che erano di estrema sinistra da giovani, quindi poi ci si incrociano le bibliografie, succede una cosa strana in questo paese.
Ma questa è una cosa italiana. Allora, io ho proposto Milani perché è un'idea, diciamo, del tutto irregolare, che appunto anche la sinistra marxista ha delle difficoltà, anche se ricordo una meravigliosa intervista di Tullio De Mauro in cui dice che solo Gramsci e Milani hanno messo al centro della questione nazionale la lingua con questa forza, mettendoli insieme, lo diceva De Mauro. Paul Ginsburg è un libro che inizia, è uno storico inglese che inizia raccontando la cerimonia con cui acquista la cittadinanza italiana. Ed è un'idea di patriottismo diversa, cioè l'idea di questa bibliografia è un'altra idea di patria. La sinistra non rigetta l'idea di patria, ma ha un'altra idea di patria. E il libro di Paul, che da poco è scomparso e che ci manca, prova a dare dei suggerimenti partendo anche dalla sua esperienza inglese, per esempio l'idea di patriottismo che aveva George Orwell, per l'appunto. Il libro di Banti, l'ho citato prima, è un'analisi molto interessante proprio sui testi della costruzione dell'idea di nazione durante il Risorgimento, la necessità di inventare la nazione e tutto quello che c'è stato di buono, ma anche quello che ha consegnato poi al fascismo, con una fine molto lucida e molto dura proprio sulla stagione ciampiana, cioè sul recupero del tricolore, dell'idea di patria, dell'inno nazionale, scritto nel 2011 alla luce di un partito che si chiama Fratelli d'Italia e che, guarda un po', e che ha nello stemma ancora la fiamma che arde dalla bara del Duce e che non ha fatto per nulla i conti sul passato, che diventa il partito di governo. È un libro piuttosto impressionante nel finale. Alla fine mi sono permesso di consigliarvi anche un mio libro, ma solo per l'idea dell'articolo 9, cioè perché non è stata molto dibattuta, secondo me non per caso, su questo c'è anche dentro una discussione della bibliografia giuridica, la presenza della nazione solo in quell'articolo 9 dei principi fondamentali, cioè quali sono le conseguenze. Forse alcuni elementi possono essere utili proprio nel dibattito sullo ius soli e sullo ius culturae, che cosa vuol dire diventare italiani, e anche nel dibattito sui nuovi italiani, che sono quelli a cui dovremmo forse guardare con più affetto e anche riconoscenza. Grazie. Allora, nel salutarvi, io ricordo prima di tutto questo incontro, così come anche l'incontro precedente, e sarà possibile anche per gli incontri successivi, e ovviamente si può rivedere per chi non si è potuto essere qui con noi stamattina, sul sito della Scuola del Fatto Quotidiano, sul sito del Fatto Quotidiano stesso, nella sezione video e nella sezione FQ Extra. Vi do l'appuntamento anche all'incontro di domenica prossima, domenica 19, che vedrà la terza parola, no, della destra, quindi la parola famiglia nel trittico Dio, Patria, Famiglia, che vedrà confrontarsi il prof. Sergio Belardinelli dell'Università di Bologna e la professoressa Donata Francescato dell'Università invece La Sapienza di Roma. Ringrazio ovviamente il professor Ernesto Galli della Loggia, ringrazio il professor Tommaso Montanari, che peraltro rivedremo presto per chi vuole venirti a vedere anche a teatro, no? Il 24 e il 25 febbraio proprio qui a Roma con il tuo spettacolo Eretici al Teatro Torbella Monaca. E ringrazio soprattutto voi tutti che di domenica mattina, oltre che ovviamente il professor De Masi e il professor Maramao, che hanno ideato e pensato a questa iniziativa, no, che riprende anche un po' la tradizione dei mattinè e dei confronti, soprattutto che il cinema farnese non è nuovo, e buona domenica a tutti. Grazie. Arrivederci.